Sei famiglie condannate ad aver paura di morire. Questa è la situazione che si è venuta a creare a Caulonia Marina, in un condominio situato nei pressi di Via Carafa. Dal 1996 in poi, un po' alla volta, il terreno ha iniziato a cedere e in occasione dell'alluvione del 2 novembre 2015 una frana ha colpito la costruzione e causato una serie di crolli che hanno danneggiato la struttura. La situazione di Via del Carafa è sotto gli occhi di tutti. La situazione del dissesto idrogeologico che si aggrava ogni giorno di più. Le prime missive, le prime lettere di denuncia dello Stato in cui versa Via De Carafa sono state inviate nel 96, poi ci sono state altre missive che sono state inviate nel 2000 alla Prefettura, al Genio Civile, alla Protezione Civile nel momento in cui è stata istituita come organismo di controllo nazionale e di presidio anche e di prevenzione dei rischi sul territorio. Ci sono state relazioni quindi che si potrebbero far vedere, articoli di giornale, servizi televisivi, da Telemia alla Rai Nazionale, che hanno denunciato lo stato dei fatti, lo stato dei luoghi. Dopo lo sfratto di un anno, le famiglie hanno smesso di ricevere il sussidio per l'affitto di altre abitazioni e hanno così deciso di tornare nella loro casa. Da allora, quando il cielo si fa grigio, la paura che la pioggia possa causare un'altra frana è tanta. Da un anno e mezzo i miei figli sono in questa situazione, che si può vedere benissimo, hanno 4 bambini e hanno fatto tanti sopralluoghi, però non è venuto mai nessuno a vedere cosa è successo qua. Adesso con la pioggia che è stata adesso è peggiorata la situazione. Quando piove i miei nipoti me le porto io e i miei figli stanno in macchina che debbano togliere l'acqua nell'appartamento. Quando piove hai sempre la paura che cade qualche pezzo di muro che ti può entrare magari dentro, non sai come andrà a finire, il fango che viene giù. E giustamente con i bambini piccoli almeno la maggior parte è la paura per loro, per non farli spaventare, per non farli prendere questo, chiamiamoli shock, perché magari sentendo questi botti grossi, queste cose qua, vedono, si spaventano. E hanno sempre, stanno anche loro con la paura. È caduto il muro? Magari si sbatte una porta, è caduto il muro, è caduto qualcosa. E hanno paura anche loro. E giustamente quando vediamo che inizia a piovere, i bambini li togliamo, li portiamo via, non li lasciamo qua, perché ti dispiace pure sentirli dire che se abbiamo paura, mo cade, mo cade. Nonostante il luogo sia stato inserito nella banca dati del RENDIS, acronimo del Progetto Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo, non esiste ancora alcun decreto di finanziamento. Intanto a Caulonia Superiore preoccupa la situazione del quartiere Maietta. Dopo le ultime piogge il livello del terreno si è abbassato di oltre un metro sullo strapiombo. Ingenti sono i danni alle case e anche la Chiesa del Carmine sembra in pericolo. Interventi urgenti sono necessari.